Ciao amore, oggi si parte, stiamo per prendere l'aereo per andare a Palermo. Andiamo a svegliare. Guardate che vicino. Che ore sono? Sono le 9:51. Sono le 9:51, alle 11 abbiamo appuntamento con la zia Claudia e i nonni e andiamo a Malpensa. No, aspetta, anche con l'altra zia, la zia Patrizia. No, la zia Patrizia è già lì. La zia Patrizia è la mamma dello sposo, è già lì, amore. Credo sia già lì la zia Franca, ma la zia Franca probabilmente sta già volando perché sapevo che lei sarebbe andata in aeroporto stamattina molto Ma che ne presto. ci incontriamo con la zia Patrizia lì? No, Eh sì, anche con la zia Franca appena arriviamo. dico la zia Patrizia in aeroporto. No, ci viene a prendere una navetta che ci porta in hotel. Tu ti sei fatta la doccia, hai appena finito e sei super profumata. Mi fai vedere come ti sei vestita per la partenza? Sei bellissima e sei profumatissima. Adesso vado a svegliare Anastasia, mi vesto anch'io e svegliamo anche papà e andiamo, ok? Abbiamo già preparato tutto ieri, le valigie, dobbiamo solo metterle in macchina, d'accordo? Ani, amore, amore mio, dobbiamo partire, amore. Buongiorno. Dove sei? Eccoti! Ciao, Topolino! Buongiorno, dobbiamo andare in aeroporto. Ciao, amore! Sì, andiamo! Ci vestiamo, ci laviamo il faccino? Vanessa si è già lavata, ha già fatto la doccia ed è già vestita. Buongiornissimo! Ciao, amore! Cosa? Va bene. Cucciole, stiamo partendo, siamo in macchina, adesso arrivano la nonna, il nonno e la zia Claudia e andiamo verso l'aeroporto, ok? Contente? Sei contenta, Vane? Siamo arrivati in aeroporto, non c'è nessuno, scherzo, sono dall'altra parte. Dov'è sua sorella? È andata con la zia a fare il check-in, eh? Tra poco ci sediamo e mangiamo qualcosina. Va bene, hai fame? No, eh? Un succo di frutta magari. Bimbe finalmente davanti al nostro gate di partenza, quello giusto. Tra un'oretta saliamo, eh? Ani, passato il mal di pancia? Sì? Siamo salite sull'aereo. Questo aereo è praticamente vuoto e si sta da Dio, vero amore? Eh? Sei contenta? Tra pochi giorni vedrai una città bellissima, come abbiamo già detto prima, che tu non ricordi ma che hai già vissuto perché ci siamo già stati in viaggio di nozze e tu eri molto piccola. Buon viaggio! Mi riprendi tu la partenza? Ok. Bello, Lucia. Zia Claudia, ciao! Cosa vi sta raccontando? Bello, Le Lucia. istruzioni Ah. per il volo. Almeno io non sono vicino al finestrino perché non voglio cadere già in acqua. Anastasia, ciao! No, io non sono vicino al finestrino, almeno non cado in acqua perché vedete. No, ma speriamo che nessuno No, cada in perché acqua, se il eh. finestrino va a Sì? ruotare viene tipo uno scivolo Eh sì? dove due persone possono andare in acqua Quelle e fortunate. poi, o se no anche tre, e poi c'è un salvagente Sì, amore, ma non succederà. Sì, ma Non succederà tanto sicuramente. io poi non sono il finestrino. Speriamo che si apra lo scivolo. Va bene, ma con chi sei seduta tu, Ani? Mi dici chi sono queste persone? Eh? La zia Claudia, eh? Mio cognato. E altri. Rimuovetelo dal Sentite i contenitore e motori. infilatelo dalla Sta finestra. per Passate i lacci decollare. attorno Ti alla piace? vite, fissate e Decollare. tirate la tibia per Quando regolarla. parte, decolla. Quando Non gonfiate il scende, tubotto attenda. dentro l'aereo. Non ti piace Una volta qualcosa? all'esterno, Ma gonfiatelo sì, a tirando la me maniglia. tantissimo. In caso Ragazzi, non si piace gonfi o decollare? necessitasse A di me essere ulteriormente tantissimo. gonfiato, È il momento più soffiate nel bello del tubino. Alcolici, Ok, ragazzi, siamo sexy, dolci e decollati. salati. È stato Abbiamo anche bellissimo come panini. sempre, Vi almeno ricordiamo che per potete pagare solo con la carta di Per credito, Vanessa un debito, pochino circuito meno. magico. Sì, aperitivo fatto sull'aereo, visto che oggi comunque non abbiamo pranzato. Vanessina ha mangiato una box con dentro degli snack, anche Anastasia, vero amore? Abbiamo trovato questo aeroplanino simpaticissimo nella box.
Dai Vane, che tra poco si atterra e finalmente siamo a Palermo, ok? Ciao, finalmente vado in hotel, mi sbaglio, dormo. Vuoi dormire? No, andiamo da noi, a ristorare. Andiamo a mangiare stasera, ma prima che arriviamo noi? Ma con tutte le zie, giusto? Amore, stiamo atterrando, eh? Stiamo scendendo, le orecchie si stanno tappando e tra mezz'ora facciamo vedere la splendida Palermo e poi facciamo il tour della nostra cameretta, ok? Sì. Eh sì, eh? Della nostra stanza. È grande. Non lo so, amore. È tipo il salotto nostro. È tipo? Il salotto di casa Novella. Sì, il nostro salotto è molto grande, spero di sì. Lo vedremo insieme ai nostri fan per la prima volta, va bene? E sono un hotel. Eh? E sono un hotel, Laurina, no? È un hotel, ma è un ottimo hotel. Voglio le orecchie. Sì, perché stiamo scendendo e le orecchie si stanno tappando, dai. Siamo arrivati. Yes. Ma adesso mamma, siamo in aeroporto. A Palermo e c'è una navetta, dobbiamo aspettare la valigia e poi c'è una navetta che ci porta in hotel. Ah, subito in hotel? Subito. Certo, dobbiamo lasciare le valigie, poi usciamo. Ok. Ani, guarda mami. Amore, stiamo atterrando, sei contenta? Eh? Tra poco siamo a Palermo, ok? Poi facciamo vedere il tour della nostra camera, va bene? La camera in cui alloggeremo è nell'hotel a Palermo. Va bene? No, c'è una navetta che ci viene a prendere in aeroporto e ci porta. È una navetta, un pulmino che ci porta in hotel. Succederà che adesso che sbagliamo una navetta? No amore, non sbagliamo perché c'è il cognome della zia. E anche il tuo. Ok? Ciao. Ci siamo atterrati, siamo nei bagni dell'aeroporto, un lavaggio di mani igienizzante e si va a ritirare la valigia e poi finalmente in hotel. Siamo curiosissime di vedere la stanza dell'hotel. Sì, te lo prendo io. Sì, amore, non ci arrivi. One hour later. Amore, com'è la tua prima impressione qui a Palermo? Bella. Bella, vero? Bella, poi il profumo che c'è in queste strade a me ricorda. Di arancino. Di arancino, sì, di fritto. Adesso appena troviamo una rosticceria assaggiamo qualcosa, anche perché siamo veramente affamate, giusto? Perché noi non abbiamo pranzato oggi, abbiamo mangiato un panino in aeroporto, tu stavi mangiando due patatine, poi ci hanno fatto andare via perché si pensava che stavamo perdendo il volo, invece non era il nostro, vabbè, ma questa è un'altra storia. E niente, adesso aspettiamo che scendano anche i nonni e andiamo a farci una bella passeggiata. Quando rientriamo stasera facciamo il tour della camera però, eh? Ma comunque adesso ho visto, sai quando ti arriva Prime, Amazon Prime, pacchi? Il camion è diverso. Questo era blu grande. Ah sì? Con la scritta Prime e la ah sì? No, non Amazon Prime. Noi ce l'abbiamo bianco con Amazon Prime e la freccia sopra. Lui ce l'ha di fianco e ed è blu il colore? Sì. Blu azzurro? Blu scuro? Non lo so. Sì, poi blu se scuro, ne vedi uno me lo fai vedere, ok? Era lì. Ah, ok. Allora Vanessa, siamo finalmente tornati in stanza. Ma devo già ci posso già mettere. Che cosa? Che bello, ma mi fate vedere questa stanza? Allora, qui ci sono. Aspetta che mi devo fare il tè caldo. Ti stai preparando il tè caldo? Brava amore, fallo. Allora, questa è la nostra camera, guardate che bella, quanto è elegante. Guardate la ragazza, mamma, vuoi il tè caldo? Ma sì, tu fallo. Ani, tu vuoi il tè caldo? Lo vuoi il tè caldo? L'hai accesa amore? L'hai fatto così, giusto? Sì, brava, adesso quindi sta andando? Probabilmente sì. Mi fai vedere la stanza? Ok, aspetta. Allora, qua? Sì? Guardate ragazzi, iniziamo a letto. Dovete frigo, ah, frigo. Qui c'è il frigo? E cosa abbiamo si dentro? Mani, iniziamo. Dell'acqua. Bella, ok. Qua abbiamo la nostra bella porta. Sì. Poi qui abbiamo il contatore. Aspetta. Poi qua abbiamo il nostro armadio. Il nostro armadio. E dietro la sì, abbiamo appeso i vostri vestitini per il matrimonio. E questo, questo è il mio, esatto, bellissimo. Poi abbiamo questo bel lettone. E poi qui abbiamo mio. Due lettini stupendi. E oggi va in salone, io qui, domani io qui e lei qui. Okay. E domani dormiamo tutti insieme lì, un altro giorno.
sono 22 qui. Ah, sì, insieme nello stesso letto? Sì. Ah, ok. E poi torniamo a capo qui. E, ok, ok. E poi dopo io. No, poi ricominciamo che io dopo tutta. Va bene. Quanto il tè, amore? Sì. Vediamo. Che brava. Ok. Ok. Va bene così? Sì, va benissimo. Poi anche tu, giusto? Un goccino, dai, anche per me. Vai lì, anche l'hai già aperto. Ah, anche un goccino. Anch'io ci sono. E tu stai mettendo il pigiamino? Papà. No, papà non lo vuole. Io sì, lo voglio. Ah, ok. Io sì. Allora, mamma, quello zucchero? No. Io no. Perfetto. Brava. Ciao, toccati. Ciao amore, mi fai vedere il bagnetto che non l'abbiamo ancora visto? Mamma mia, che bello! Infatti io con Monica c'ho il bagnetto. Wow, guardate che vasca mega galattica che c'è! Bellissimo! Qui c'è la finestra chiusa. La finestra, le tende blu stupende. E poi questo lavandino fantastico. Sì, guardate il sapone piccolino. Il sapone piccolino, guardate! Il dispenser del sapone. Poi abbiamo portato i nostri spazzolini elettrici. Poi ragazzi, qui dentro ci sono le cuffie. Ci sono le cuffie per non bagnarsi i capelli. Guardate lì, puoi mettere l'acqua. Il docino, amore. E qua abbiamo il bidet e il bagno. E quello è un altro dispenser con il sapone per lavarsi se fai la doccia. Che figata! Eh sì, è fantastico. Eh sì, già. Vabbè, guardate, sembra tipo quella cattigenica, marrone. Sì, va bene, grazie. Domani vi faccio vedere proprio fuori dalla finestra perché c'è una casa dove bella. Ok, grazie amore. È un pochino caldo, È bollente, sì, effettivamente. Sì. È molto caldo. Io ok, ragazzi, beviamo il tè e poi diamo la buonanotte, va bene? Mani, cosa stai facendo? Guardando due cose su Instagram. Vale, vado un attimo in bagno, poi spegni il telefono che andiamo a Nanna, ok? Va bene. Cosa stai facendo? Sto mettendo il portafoglio della mamma nella cassaforte. Cosa fai? Ho messo il portafoglio tuo e di papà nella cassaforte. Ah, brava, ottima idea. E hai inserito il codice, vero? Quale codice? Come quale codice? Allora, per poter riaprire la cassaforte ci vuole un codice. Quindi tu prima di inserire il portafoglio avresti dovuto memorizzare un codice che serve poi per riaprirla. Lo hai fatto? No, era già aperta. Ma Anastasia, per caso tu avevi inserito un codice prima di Vanessa? No. Allora, ragazzi, siamo rimasti senza portafogli, sia mio che quello di papà, senza carte di credito e senza soldi, perché adesso la cassaforte non si può più aprire. Siamo rovinati. Allora, non dite niente a papà, perché se lo sa si arrabbia tantissimo e ci roviniamo questi giorni in vacanza. Adesso provo a sentire la reception se mi possono aiutare. Anastasia, tu sei sicura, vero? Sì. Benissimo. Brutta risposta, però va bene. Chiamerò la reception, vedo se mi possono aiutare loro. Sì, salve. Ho un problema. Sono stati inseriti nella cassaforte dei portafogli, però dalle bambine, e non avevano messo il codice prima e quindi non siamo in grado di riaprirli. È possibile riuscire ad aprire comunque la cassaforte in qualche modo? Non mi può proprio aiutare. Ok, va bene, a domani, grazie. Cosa ha detto? Detto di sì, vero? No. Cosa vuol dire, no? Ha detto che fino a domani sera non è possibile riuscire a risolvere il problema perché manca il tecnico delle casseforti. E quindi siamo rovinate. Adesso chi di voi ha il coraggio di dire a papà quando... Io vado a aprire! Vanessa? Anastasia? Lo fai tu? Anastasia, glielo dici tu a papà, vero? No. Glielo devo dire io, quindi? Sì.
Sì. Ok, va bene. Allora ragazzi, questo video finisce qui. Mamma Romina probabilmente da oggi in poi non potrà più fare video. Non so nemmeno se riusciremo a ritornare a casa, perché siamo senza documenti, senza soldi e senza carte di credito, grazie a Vanessa ed Anastasia. Quindi il video finisce qui. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale. Attivate